dimostrazione ufficiale. L'impianto funziona, quella è la cosa, questa, sì, è la cosa, questa è la cosa assolutamente importante. Poi ci spostiamo nella nostra sala assemblea per raccontare un po' di questo progetto. Ecco, permettetemi solo intanto di ringraziare tutti voi che siete intervenuti. Solo una battuta prima dell'inaugurazione. Questo credo che sia il miglior esempio che discrimina chi è leader da chi è follower, da chi si limita a fare la propria attività rutinaria, da chi invece pensa al futuro con gli strumenti dell'oggi e quindi pensa all'innovazione e al green, che è parte della nostra mission, sia di aziende sia dell'amministrazione comunale che ci sollecita su questo piano. Quindi adesso inauguriamo e poi ci troveremo a fare due chiacchiere rispetto al progetto. Questo è un nuovo inizio, un punto di arrivo o che cosa? No, assolutamente non è un punto d'arrivo, non è neanche un punto di inizio, è una fase di un percorso che abbiamo intrapreso un po' di anni fa per quanto riguarda il riscaldamento già con il gruppo Rovagnati, quindi con installazioni di cogenerazione, con impianti di cogenerazione, oggi con Brianza Acque, e in futuro stiamo studiando nuove opportunità sempre sul territorio in modo tale da garantire una situazione che sia vincente per tutti coloro che partecipano a questo progetto. Si è parlato della possibilità di riportare, di fare un report nei confronti dei residenti, delle famiglie del quartiere San Rocco, mi sembra dovuto. Ma credo che siano loro alla fine i fruitori di questa potenzialità, per cui sicuramente i residenti, la Consulta di San Rocco e sicuramente i residenti di Triante saranno coinvolti, perché sarà nostro piacere e dovere raccontar loro quali sono i vantaggi di questo tipo di progetto e quali sono i benefici per la comunità, per cui non vediamo l'ora di poterla raccontare e coinvolgere. Monza, è operativo e funzionante il nuovo cogeneratore di energia presso gli stabilimenti di Brianza Acque e di Via Fermi. Realizzato in collaborazione con ACSM Agam, fornisce sia energia elettrica che acqua calda. Con un sistema a basso impatto ambientale e a ciclo di energia pulita, l'approvvigionamento elettrico alimenterà le linee produttive del depuratore di San Rocco, mentre la parte idrica produce calore per la rete di riscaldamento cittadino. L'energia termica recuperata grazie al cogeneratore può esaudire infatti il fabbisogno di riscaldamento di almeno 500 famiglie di San Rocco e Triante. Questo è un impianto complicato che non è nelle nostre corde, perché noi facciamo un altro mestiere, e quindi andarlo a gestire questa commessa non è stato facilissimo, e sarebbe stato ancora più difficile se non ci fosse stata un'impresa proattiva. Dall'altra parte abbiamo avuto la fortuna di avere una direzione lavori molto, molto competente. Non è un sito produttivo, diciamo così, normale, noi non facciamo un processo che si ripete uguale tutti i giorni, è un presidio ambientale che deve essere mantenuto in efficienza, e quindi noi abbiamo dovuto andare a realizzare questo impianto di cogenerazione mantenendo in efficienza un presidio che è fondamentale per la comunità. E questo non è stato facile, quindi c'è stato tanto di personale interno di Brianza Acque, a partire dal coordinatore per la sicurezza, che è un tecnico interno di Brianza Acque, fino alla parte di depurazione con l'ingegner Mariani e tutto il suo staff, che logicamente giorno dopo giorno davano assistenza per quelle che erano le variazioni che avvenivano a causa del cantiere, fino a chi si è occupato del coordinamento dei lavori sul campo. In generale la politica dei campanili, noi dobbiamo metterci insieme, a volte aggregarsi per fare anche massa critica, per competere magari con dei concorrenti che arrivano anche da fuori, dai confini nazionali. Dobbiamo anche essere in grado di poter dire alla gente che siamo nelle condizioni di poter gestire alcuni settori strategici di questo paese dal pubblico, perché il pubblico a volte è più bravo del privato. Ci sono due personaggi che hanno iniziato il modello Monza nella cogenerazione, il sindaco Allevi e il sottoscritto che da giovane, e si fa per dire, assessore della Giunta Colombo, iniziò con Andreoli le prime impianti di cogenerazione in Monza. Quindi questo è
un passaggio all'Evi era un giovane, lui sì allora, consigliere comunale, molto battagliero di questa giunta, no? E facciamo ben 3 impianti di cogenerazione con Agam, che io ero l'assessore all'Agam allora con il direttore Andreoni. Quindi è un plauso quello che è successo, è un'evoluzione significativamente interessante che mi auguro possa proseguire con uno sviluppo ulteriore di questi impianti per arrivare definitivamente alla soluzione anche dei fanghi che stanno creando grossi problemi adesso. Sant'Ambrogio, Presidente, cosa porta questo cogeneratore? Più dal punto di vista diciamo ideale, ideologico, che dal punto di vista tecnico, che è stato già approfondito dai tecnici. Vabbè, è la dimostrazione che un qualcosa che ha un impatto negativo sulla cittadinanza, come può essere una vasca di laminazione oppure un depuratore, può essere trasformato in qualcosa invece di assolutamente positivo, quindi un cogeneratore che crea energia, quindi portando grossi vantaggi all'azienda, quindi a Brianza Acque, ma anche alla cittadinanza, perché comunque la cittadinanza con il teleriscaldamento avrà a usufruire anche di un abbattimento anche dei costi della produzione di riscaldamento e di acqua calda. Quindi è un sistema virtuoso che si va a creare, un sistema virtuoso che guarda la sostenibilità e l'ambiente. Due cose fondamentali ormai per Monza e Brianza come per tutto il mondo, ma per Monza e Brianza in particolare, questa Monza e Brianza che sa essere sesta provincia italiana come virtuosità in generale, ma che è 98esima ahimè proprio per l'inquinamento, per l'ambiente, e quindi tutto questo lo vediamo noi andare verso nella direzione invece della sostenibilità ambientale. Come ho fatto la battuta prima, sarebbe bello avere 55 progetti del genere su 55 comuni della provincia. Sappiamo che non è possibile una roba del genere perché sono necessarie determinate situazioni, determinate impiantistiche eccetera, però veramente sarebbe l'ottimo che ogni comune, e la provincia farà naturalmente da tramite, da collante tra tutti i comuni, riesca a organizzare sul proprio territorio iniziative del genere e comunque che guardano la sostenibilità all'ambiente. Sindaco, un cogeneratore che può essere considerato un nuovo inizio o un punto di partenza? Beh, qua abbiamo sempre deciso in questo territorio che non esistono punti di arrivo, quindi anche questo è un ulteriore punto di partenza, perché ci piace sempre alzare l'asticella, individuare nuovi obiettivi, perché ormai ci abbiamo preso gusto che riusciamo sempre a raggiungere, questo grazie a un modello Monza, come è stato detto questa mattina, che funziona perfettamente tra amministrazione comunale, tra Brianza Acque, tra CSM e Agam, e quindi questo oggi è un altro di quei momenti che dimostra che quando si lavora insieme veramente si possono raggiungere risultati che fino a qualche anno fa sembravano insperati. Qua ci guadagnano tutti, ci guadagnano le due aziende, ci guadagna il territorio, ci guadagnano i cittadini di San Rocco, ed è per questo che ho chiesto al Presidente Bianzacque che mi piacerebbe che venisse organizzato un momento proprio all'interno del centro civico di San Rocco con la Consulta per spiegare che ricadute ci avrà questo cogeneratore per tutto il quartiere di San Rocco, che ricordo fino a qualche anno fa invece pagava un prezzo salatissimo per gli odori che arrivavano da questo impianto nelle loro case. Oggi non ci sono più gli odori, ma ci saranno dei vantaggi per loro, quindi si è rovesciato completamente l'aspetto di questo impianto in un territorio come quello di San Rocco, a cui noi vogliamo molto bene.